Paolo II, snobbato il magistero del detto semplicismo, basti pensare al movimento alla Università Romana o alle polemiche seguite al profetico intervento di Lisbona, nelle sue fondamentali encicliche su fede, speranza e carità, in mancanza di un giudizio originale ci si attacca al flusso delle opinioni prevalenti, spesso ben indirizzate da chi ha il potere di influenzare, se non di imporre, i valori di cui la società moderna dovrebbe conformarsi. Questo è già grave in generale, basti vedere la confusione del dibattito, la contrapposizione feroce nelle divisioni di diverse posizioni e l'atteggiamento verso le guerre o la scienza e le nuove possibilità. È più grave nei occhi quando la Chiesa, o parte importante di essa, a uniformarsi alla cultura prevalente. Problemi seri e importanti, clima, ambiente, immigrazione, guerra e pace, vengono affrontati con gli stessi criteri del mondo, con il risultato di non contribuire a risolverli e nello stesso tempo di non testimoniare che è la bellezza della Chiesa vissuta e della comunione dei cristiani la risposta più adeguata ai problemi più buoni di oggi. Ripartire dalla comunione, perché tutti possono vedere, come i tempi degli Apostoli fino ad oggi, che il fatto cristiano è una possibilità di esistenza radicalmente nuova e quindi anche capace di un giudizio nuovo sulla realtà. Questo editoriale è stato scritto da Giulio Boscardi sul Resegone Online, in una sorta di testamento politico, solo poche settimane fa, a testimonianza della sua grandezza interiore e della sua incredibile capacità di analisi della realtà. È strano, forse sbagliato, ma non sono triste. È la prima volta nella mia vita che mi succede di essere sereno di fronte alla morte. Anzi, sono felice e grato per lo straordinario dono che abbiamo ricevuto nel poter condividere un pezzo del cammino assieme a un grande uomo, di quelli che lasciano sempre la storia. Giulio è stato un esempio, una fonte di ispirazione per tanti di noi e per ricordarlo ovviamente non basta quello che diceva. Non sono frasi fatte, ma pura sacrosanta verità. Ricordo nel 2010, quando con le lezioni del Comune di Lecco, ci fece l'onore della sua presenza e venne a parlare davanti a tantissimi giovani amici, stupendo tutti e incantandoci con la sua capacità oratoria, di quelle che hanno solo coloro che sanno comunicare efficacemente con i ragazzi. Questo era il professore che c'era in lui, che emergevano i momenti più critici, quando si andava dal Giulio per chiedere consigli. Ha mantenuto la sua splendida lucidità fino alla fine, studiando e scrivendo, sapendo fare analisi politica sul passato, sul presente e sul futuro, e leggendo la realtà con gli occhi di chi conosce il mondo e vuole fare testimonianza. A tale proposito, in una delle ultime conversazioni abbiamo evocato un brano che lui era molto caro, il sommato Chesterton, scritto nel 1905, ma assai attuale. Sono certo avrebbe voluto che mi leggesse quest'oggi. La grande marcia della distruzione intellettuale proseguirà, tutto sarà negato, tutto diventerà un credo. È una posizione ragionevole in grande tempo della strada, diventerà un dogma religioso da affermare. È una tesi razionale quella di chi ci vuole tutti immersi in un solo, sarà una forma assegnata al misticismo se vede che siamo tutti svegli. Pochi verranno pizzati per testimoniare che 2 più 2 fa 4. Spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono ben acquistate. Noi ci ritroveremo a difendere non solo l'incredibile virtù e l'incredibile sensatezza della vita umana, ma qualcosa di ancora più incredibile, questo immenso, impossibile universo che ci fissa in volto. Combatteremo per i prodigi visibili come fossero invisibili. Guarderemo l'erba e i cieli impossibili con uno strano coraggio. Noi saremo tra quanti hanno visto eppure hanno creduto. Io l'ho conosciuto da bambino e da subito percepito un carisma pacato, mai urlato e allo stesso tempo autorevole. Non quello di un capopopolo, ma quello di una guida sicura e saggia. Io gli devo tanto, la città di Lecco mi deve tanto e la regione Lombardia mi deve tantissimo. Giulio è stato un giovane e amatissimo sindaco democristiano di Lecco, colui che ha accompagnato la nostra città nel diventare un capoluogo di provincia nel 1992. Nel 2000 venne eletto in consiglio regionale per la prima volta e dal 2008 al 2012 è stato assessore alla famiglia, alla conciliazione, all'integrazione e alla solidarietà sociale. Ma, più che le grandi cose che ha fatto nel servizio alle istituzioni, in politica, riconosciute da tutti a prescindere dallo schieramento, andrebbero considerate le sue opere di bene fatte nel nascondimento. Si è speso davvero tanto per i sofferenti ed ha aiutato chiunque ne avesse bisogno. Dopo aver sofferto molto, con ingiuste persecuzioni giudiziarie, dalle quali con un risultato innocente, il suo atto politico più generoso e coraggioso, pur potendo ancora aspirare a ruoli apicali, è stato senza dubbio quello di voler fare un passo di lato, con eroica umiltà, lasciando spazio alle nuove generazioni, senza per questo ritirarsi dal proprio lato, ed anzi, aprendo, spalancando le
le porte di casa sua a chi ne aveva bisogno con un consiglio, con un confronto. Questa è secondo me la più nobile espressione della politica, sacrificare se stessi permettendo ad altri di andare avanti, con un sorriso sereno, come a dire fatevi valere, ora tocca a voi. Ci ha dato davvero un grande esempio, ispirato proprio da quell'atto sublime di amore per gli altri, per i fratelli. Mi piace pensare che sia lo stesso amore del quale ha dato prova padre Massimiliano Colbe, che sceglie di donare la propria vita per far sì che un altro uomo possa vivere. E da allora non ci resta che raccogliere la sua eredità. Ti siamo debitori, caro Giulio, e onoreremo la tua memoria affrontando la nostra vita e il nostro impegno in politica con una giovane ed ingenua baldanza, con lo stesso spirito che descrivi a meraviglia nel libro che hai scritto sulla storia dei GSI, che portò poi alla costituzione di Comune Liberazione seguendo le ordini di Don Giussano. Infine, una semplice ma poderosa preghiera per te, per la tua numerosa famiglia. Un abbraccio a tua moglie Anna Maria, che potrà sempre contare su di noi, ed un pensiero particolare a tuo figlio Giovanni, che in questi giorni è stato una roccia, si è occupato di te, dando conforto e sorridendo molto. So che dal paradiso sei fiero di lui e continuerai a prendere cura. Ciao Giulio, ciao Boscagli, ciao Nico.